Il problema Mezzogiorno non esiste più nel dibattito pubblico e non rientra nelle priorità dell'azione di governo da almeno 20 anni. Nonostante la stampa si occupi regolarmente dei problemi del Sud, al racconto dei giornali non fa seguito l'azione politica, perché nessuno vuole avere a che fare con questa grana. Lo ha affermato Luigi Vicinanza, direttore dell'Espresso, tra i relatori del corso di aggiornamento svoltosi sabato scorso presso il Museo dello Sbarco di Salerno, sul tema Il giornalismo economico e la carta dei doveri dell'informazione, organizzato dall'Ordine Giornalisti della Campania, presieduto da Ottavio Lucarelli. Oltre a Lucarelli e Vicinanza, nella gremita sala conferenze del Museo dello Sbarco, alla presenza di circa 300 giornalisti, si sono susseguiti gli interventi di Andrea Prete, Mauro Maccauro e Mariano Maugeri, sotto la sapiente regia del coordinatore e padrone di casa Edoardo Scotti. Presente anche Claudio Silvestri, segretario del sindacato unitario giornalisti della Campania. Luogo straordinario, il tema è straordinario, i colleghi sono straordinari. Oggi sono venuti non solo da Salerno, da tutta la provincia di Salerno, ma da Napoli, da Lirpinia, da Caserta, da Benevento. Naturalmente questo dimostra che la formazione in Campania sta funzionando, oltre 250 corsi gratuiti in 2 anni è qualcosa di straordinario, i colleghi apprezzano, partecipano, si incontrano, parlano tra di loro. C'è un collega che prima mi ha detto: ma io sono sempre chiuso in redazione, io vengo ai corsi per seguire ma anche per incontrare altri colleghi, parlare e comunicare, quindi insomma la cosa sta funzionando e grazie a tutti voi che ci date una mano con proposte, contributi, anche con questi bei servizi che mandate in onda. Come è iniziato questo 2016? Qui apriamo un capitolo non facile perché siamo ancora attraversati da una crisi, non c'è ancora quel risveglio, c'è una grande vivacità editoriale molto forte, molto sul web soprattutto, la carta stampata combatte, ma non c'è ancora una ripresa purtroppo. Molti non lo sanno dei nostri colleghi, ma c'è un solo sindacato in Campania. In Italia il sindacato dei giornalisti è unico e unitario da sempre. In Campania è stato rifondato 2 anni fa, noi in questi 2 anni siamo stati impegnati nel ricostruire il nostro sindacato in una regione in cui la crisi dell'editoria si sente più che in altre regioni, è un organismo di cui la categoria ha bisogno e dobbiamo fare di tutto per renderlo sempre più forte. Questo si può fare solo se siamo uniti e soprattutto se i colleghi partecipano. Questo è un momento molto delicato per la vita del giornalismo in Italia, delle testate giornalistiche. Le copie dei giornali continuano a calare in maniera vertiginosa. Per quanto riguarda le TV private c'è una crisi devastante che tra l'altro non è supportata da adeguati ammortizzatori sociali. Insomma, le TV rispetto ad altri ai giornali o alle agenzie di stampa non possono accedere agli stessi ammortizzatori sociali, quindi c'è una difficoltà nel recuperare una crisi sul nostro territorio. Per questo c'è bisogno di iniziative e dell'impegno anche delle istituzioni locali su questo fronte e mai come in questo momento c'è bisogno di partecipazione.